Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi giocherò per la prima volta in assoluto Moira. Non Orfei, ma Moira. Andiamo quindi subito a leggere le sue abilità. Biomanipolazione. Tieni premuto per curare tutti gli alleati di fronte a te consuma energia biotica. E arma a lungo raggio, i danni inflitti ti curano e ripristinano l'energia biotica. Ok. Poi, quale scienza? Ultra. Spara un raggio che cura gli alleati e infligge danni ai nemici. Questa la conosciamo molto bene perché l'abbiamo subita tantissime volte. Globo biotico. Spara una sfera rimbalzante che cura gli alleati vicini o danneggia gli alleati nemici. O danneggia i nemici circostanti. Dissolvenza. Diventi invisibile, ti muovi più velocemente e sei invulnerabile. Ma non puoi attaccare. Fortissimo il fatto che diventi invulnerabile. Allora, devo un po' capire come va, eh. Ok. E com'è che faccio a capire quale palla sparo? Ah, ok, così. Perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi così curo, così faccio danni. Va bene. E facendo danni ricarico anche energia biotica. Va bene. A onda l'energia biotica proprio. Via. Già morti tutti. Niente, già morti tutti, perfetto. Il mio team è già stato completamente decimato. Vediamo se... avrei dovuto tirare la palla, effettivamente. Lì errore mio. Devo diventare più bravo con Moira. Lì devo tirare la palla. Devo tirare la palla per far danno. Vabbè, però che cazzo. Vai. Ma là in fondo c'è un nemico, ragazzi. Non so se ve ne siete accorti. Che là in fondo c'è un nemico. Sì, tra l'altro un nemico con l'aimbot. Va bene, bravo. Riproviamoci. Riproviamoci davvero. VP healers, grazie. È difficile curare la gente, no? Quando muori in continuazione. Guarda qua. VP healers. No, no, non scrivo niente. Non ho mai scritto in Overwatch. Davvero, non mi metto a scrivere. Non, altrimenti diventa come League of Legends. Non mi metto a scrivere niente. Qualcuno ha abbandonato la partita. Qualcuno si è unito. Abbiamo già, siamo già morti di nuovo. Fantastico, grazie. Non volevo lanciare quella, però, mannaggia me. Volevo lanciare quella, infatti. Abbiamo sempre qualcuno dietro, ragazzi. Non ha senso. Poi VP healers. Sono quello con più cure di tutto il game, tra l'altro. Ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video comunque vi sta piacendo. Dubito che vi stia piacendo perché oggi Overwatch è... voi vedete i video in giorni diversi, ma io li sto registrando tutti nello stesso giorno. E oggi Overwatch è davvero una merda. Detto banalmente, eh. Oggi Overwatch fa cagare. Cioè, non riesce a fare una partita che sia... che sia equilibrata. È assurdo. Guarda te. Ti sembra normale? Boh. Werial XD. Boh. Chiederò quello che ha fatto più cure di tutto il team. Io scrivo. E vai coi passi. Si comincia. La conoscenza stessa è una ricompensa. Ti sono grato. Vediamo un po'. Se magari capisce. Va dentro? No. La via è aperta. Bravi! C'è qualcuno che è tornato indietro. Madonna, ragazzi. Serve un attimo di ricarica.
Quando la usavo io Moira shottava la gente, ora che la uso io non shotta nessuno. Va bene. Classico comunque dei campioni e degli eroi nei MOBA. Quando lo usano gli altri vi sembra che la gente shotti, quando lo usate voi invece non fate un cazzo. Classico. Classicissimo. Bene. Morti tutti. GGVP. Il televarco prende forma. Ma guarda! La panacea per tutti i mali. Il dolore è inevitabile. Basta, avete rotto le balle. Ma è una delle ultime più sbloccate del gioco. L'ho usata e abbiamo vinto. Adesso loro arriveranno da là, no? Quindi accogliamoli così. Sto facendo danno, infatti. Via. Yeah. Devo ricaricare l'energia biotica, ragazzi, Perché scappi? Mannaggia te. Scusate. Da dove? Da dove? Riparo la tua composizione cellulare. Un conflitto ci ha provato. Scansione in corso. La fine prossima. Non ho colpito nessuno, arrivando dall'altra parte, peccato. Occhi aperti ora. Non mi si può sfuggire. No, dai, soldato, peccato. Oh, io ho 7000 cure, ragazzi. C'era... C'è Diz che si lamenta delle cure. Io ne ho 7000. Bene. Va bene, Diz. Ma comunque la palla di Moira è davvero forte, ho sbagliato. Ho tirato la palla della cura. Devo andare più a Pippo Ritto con lei. Assolutamente di più a Pippo Ritto, perché fa dei danni atroci con la palla. Cioè tu tiri la palla e via. E GG. Ok, 1-1. Attenzione. Attenzione, siamo ritornati in carreggiata. Trovo
Dai, inizia a prenderci la mano con Moira. È effettivamente potentissima. Cioè, boh, guardate semplicemente i danni. Ho la metà dei danni di un danno e prima non avevo capito molto bene come si usava, quindi il primo round non lo contiamo. Al doppio salto, ah no, ok. E ho 8000 cure. 8 fucking mila cure. Ho visto qualcuno andare di qui. Si beccherà una palla in faccia. L'ho preso. Guardate come soffre nel DPS. Buono. Via. Ah, peccato. Peccato. Qua ho fatto ancora una bella azione, eh. Era andato lì dietro, ho ucciso Brigitte, l'altro loro support. Il problema è che tutto il mio team nel frattempo è morto. Tutto il mio team nel frattempo sta morendo in realtà. Proprio una pippa colossale il mio team nel frattempo. Prendetemi un po' di cura, va. Dai, osti. Ok, siamo riusciti comunque. Ma Orisa era FK, o sbaglio? Orisa mi sembrava FK. Dai, ritorniamo. Tutti critici là, tutti critici. Anche con i critici hai già avuto a che fare. No, lo sta prendendo loro ancora? Mi sa di sì. Occhi aperti ora. No. Buono. Oh, figa. Basta, avete rotto le balle. Grazie. Speravo che questa palla mi curasse un po' di più. Invece se n'era andata a fanculo. Se n'era andata sta palla. Eh sì, spirito della volpe, vai. Squadra gli artigli. Buono. No, devo premere il maiuscolo per evitare il danno. Vabbè raga, 10000 cure, 5000 danni. Penso che questo campione parli da solo. Penso che questi dati parlino da soli. 10000 cure, 5000 danni. Arriva un aiuto. Tanto mentre arrivo posso lanciare un'altra palla ora. Niente, ci hanno disintegrate. Però ho fatto comunque una doppia. Va bene. Ho fatto comunque dei danni, ho fatto comunque qualcosa. Brava, fai il televarco, va. Televarcami tutto, bravo. Stiamo perdendo però, eh. Niente da fare. Qua la perdiamo. Mi sa che è persa. Perlomeno abbiamo riequilibrato un po' la partita nel secondo round. E mi sa che il nostro altro support è uscito, eh. Mi sa che l'altro support era quello che non stava facendo niente, è uscito per quello che siamo riusciti un po' a recuperare. E ci ha messo dentro qualcuno di un pochettino più interessante. GG's, se nel meglio della partita Rodog. Quando ho ammazzato tutti là. Ah beh, inizia già gravando soldato, che è una bella cosa. Non ulta nemmeno?
Ma esattamente com'è morto quel tipo? Con la sua stessa granata? Boh, va bene. Ok, dai. Azione migliore del game questa. E noi andiamo a fare subito un'altra partita. Sempre con Moira. In arrivo a Torre di Liang. O Li Zhang. E andiamo a selezionare Moira. La skin di Overwatch 1? Vai, prendiamo quella di Overwatch. Vabbè, perché mettersi quella di Overwatch 1 tanto è praticamente uguale. Prendiamoci quella di Overwatch 2 e via. Vai, pronti, eh? Pronti, pronti, pronti. Io la libererò. C'è tanto in serbo per noi. Occupiamocene. Porto il mio fardello come meglio posso. Già, salutiamo. Salve. Tutti. Pronti, eh? 5, 4, 3, 2, 1. Hop, hop. Perché è tornata indietro la palla? Boh, vado a capire. Doveva rimbalzare in maniera un po' diversa, sinceramente, eh. No, è tornata indietro. La fine prossima. Ha fatto dei danni atroci. Questa palla. Devo tornare un attimo indietro, ragazzi. Devo andare. Non voglio essere con il tuo aiuto. Ma dai, ma vai a cagare, Anzo. Guarda, sti qua che fanno headshot a culo. Davvero. Si ricomincia. Dai, che arriva la pallina per curarvi. Sono ritornato nella ultimate di Anzo, peccato. Peccato davvero. Dovrei curare di più in questa partita però. Dovrei curare di più perché sto facendo tanto danno, questo è vero. Ma non sto curando tanto. Ah, appena mi metto qui in buona posizione, tiro una palla per curare. Vai. Grazie. Sì, avrei premuto maiuscolo però, eh. Io avrei anche premuto maiuscolo. Ma dettagli. Per di più quella roba lì non one shotta mai col Rodog. Si ricomincia. One shotta solo se prendi tipo in testa. Ma dettagli. Dai, appena poco prima che arrivasse la mia ultimate. Buono. Ottimo. Ok, dai, abbiamo vinto il primo round. Niente male. Niente male, niente male. Primo round vinto. Abbiamo più danni del nostro danno.
abbiamo comunque un discreto numero di cure, come vedete anche il loro support ha 1600 cure, noi abbiamo 1200, Ho comunque abbiamo sentito 2300 parlare dei danni, tuoi esperimenti. niente male. Non c'è onore in quello che fai. Cazzo vuoi? Shimada, dove l'ho sentito questo nome? Oh, ma certo, la famiglia di criminali. Forza, forza, forza. Pronti? Ah, diciamo che Moira a me sembra molto semplice da utilizzare. Non devi mirare, non devi fare una sega, devi semplicemente tirare le balle. Eccoli. E fai danno. E ti metti a fare un bordello di danno, a caso. Ecco appunto. Ecco qua, fa un bel po' di danni. Buonissimo. Ottimo. Ok, arrivano da qui loro ora. Io una palla la tiro lì per sicurezza. Ah, guarda dove è andata. Buono. Domani, Rodog. Ho sbagliato a tirare la palla, volevo tirare quella che faceva danno. Mannaggia me. Che danni che mi ha fatto quella roba di Junkrat. Perché non faccio danni io? Abbiamo vinto anche questa. Ok, questa è stata forse fin troppo facile rispetto a quella di prima. Di round. Place Sojourn dove the whole game less damage than a fucking healer. Oh, mi spiace ragazzo. Mi spiace. Se effettivamente ha fatto meno danno di Brigitte, quel loro danno di loro. Guardalo, guardalo. Il gameplay di Hanzo. Il gameplay di Hanzo. Tirare frecce a caso cercando di fare headshot. E il bello è che li fanno pure. Ok, abbiamo aggiunto 27 al grado del pass battaglia, ma a questo punto andiamo a fare l'ultima partita con Moira di questo video. Andiamo di nuovo con la nostra Moirona. Eccola qui. Abbiamo Lorenz HG con Hanzo, Grit con Wrecking Ball, davvero. Pensavo di essere il solo pirla io ad usarlo quando l'avevo preso per il video. Avremo un maestro Mor. Ah, infatti lo cambia. No, lo cambia, attenzione. Lo sta cambiando skin. Ok, maestro Mor con Junkrat e Babs con Kiriko. Non so perché Babs mi sa di account femminile. Non so per quale motivo. Mi sa di nome di una ragazza, Occhio ai Babs. fianchi, potrebbero tentarsela. Guarda come va veloce, eh. La palla. La Altre palla ricette rotolante. segrete. Bene. Non voglio essere temuto, bensì Pronti? lasciato solo. Sono qui. Tirerò una palla là. 5, 4,
e poi mi nasconderò. Vai. Buono, facciamo un po' di free danno. E poi via. Tiriamo un'altra palla. Sofferenza resa manifesta. E andiamo qui dietro a curare la gente. Grazie, fammi ricaricare un po' di energia. Anche tu. Via, 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 via. Non sta andando bene questa partita, eh. Non sta andando molto bene. Quella l'ho buttata via di palla. Mannaggia me. Perché non faccio danno a lei? No, giusto per capire, no? Perché non faccio alcun tipo di danno a questa gente? Magari non state dentro. Niente. Forza, forza, forza. No, via. Attenzione, attenzione. Oh, oh, calmi, eh. Calmini. Ok, la palla l'ho tirata prima di morire. Abbiamo fatto pochi danni in realtà. 741 danni, 1000 cure, le cure direi che sono normali. Mi aspettavo di fare un pochettino più di danni. Il problema è che è difficile far rimbalzare la palla in ambienti così aperti. Devo sperare che loro entrino in questi tunnel e a quel punto gliela tiro. Ha ricondato. Perché non faccio danni con questa cosa? Mentre le altre Moire tipo shottano? Ma c'è qualcosa che mi sfugge? Oh, forse c'è qualcosa che mi sfugge. Oh, ovviamente giocare Moira poi in questo caso è un cheat. Niente, è vero, 3 contro 1 e stavo pure per ammazzarli. Guardate la forza di Moira. Via, sto schizzato tipo quasi al primo posto come danni, quasi al primo posto come cure. Oh, niente male. Niente male davvero. E sto curando anche un po' meno di quello che potrei in realtà. Andiamo. Riesco a tirare una palla per curare un po' di gente là. Che tiro una palla per far danno. Perché non faccio danno letteralmente? Muori, va. Dai, stavo continuando a premere maiuscolo per scappare via, ma mi mancava il cooldown. Comunque andare contro Brigitte non ha molto senso per me. Lei farà sempre comunque più danno di me e si curerà più di me. Quindi no. Io devo capire comunque perché quando la usano gli altri... Spara un raggio che cura gli alleati e infligge danni ai nemici. Perché quando la usano gli altri shotta quella ultimate, quando la uso io invece fa cagare.
Dovrò andare qui dietro per curare lui. Niente. Sono morto invece. Volevo raggiungere lui e non ce l'ho fatta. Boh, a me sembrava di averla evitata quella cosa, invece mi si è appiccicata. Però dettagli. Allora, stiamo riuscendo comunque a tenerlo abbastanza lontano il carico. Abbiamo la ultimate volendo. Direi di tirare lì. Una palla per far danno. Ah, questa chi è? Sojourn? Via. Sofferenza resa manifesta. Aia. Ok, basta, si ulta. Ma perché non gli faccio danno a lei? Boh. Vai a cagare, va. Epa, no, peccato. Beh, io ho fatto 4700 danni in tutto il game, ho curato 4000. Boh, va bene. Cioè, trovatemi un altro campione la cui somma fa 8000. Cioè, Brigitte dall'altra parte, ma anche Brigitte abbiamo visto che è un campione fortissimo. Guarda che qui i support sono davvero forti. Cioè, i support in questo gioco probabilmente è la classe più forte... Sono la classe più forte del gioco, eh. Ma tranquillamente. Mancano 60 marce. Vabbè, ci ho provato. Oh, fatti curare, mostro. Ole. Niente, ci ho provato ma... tosta qua, tosta. Sono arrivato a 12000 in tutto, va bene. Va bene. Cioè praticamente stiamo giocando io, Brigitte e Kiriko. In questo game stiamo giocando io, Brigitte e Kiriko. Gli altri sono i nostri supporti. A livello di statistica è così, ragazzi, A livello di statistica è puramente così. No, mi ha preso, peccato. Peccato. Vabbè, pioveva Kiriko lì dietro che la curava.
Però forse abbiamo vinto, anzi che lo curava, era Cassidy. Quindi non avrei comunque vinto. Ah, lo stanno portando, col tempo supplementare lo stanno portando. Però devono stare tutti vicini ora. Perché ritorna indietro? Vabbè, ma fa storta la cosa. Ya. Yeah. Sarebbe da formarlo, non credete? Niente, il nostro tank era giù in fondo. Io ero con lui e abbiamo perso. Peccato. Peccato, abbiamo visto comunque quanto Brigitte sia forte, eh. Azione migliore della partita del nostro Lorenz HG. Guardalo lì. Che tristezza però Lorenz, eh. No, dai, no, non farlo a culo. Non farlo a culo, per favore. Ok, non ho fatto un headshot culo. Che tristezza questa azione come play of the game. Comunque, abbiamo finito anche il video su Moira, quindi io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!